sempre a cavallo fra 600 e 700 che compaiono le prime ballerine professioniste donne, perché dobbiamo immaginare che fino a questo momento i ballerini professionisti erano per lo più uomini en travesti, si dice, ossia col travestimento da donna. E appunto nel 1681 viene messa in scena una ballerina professionista. Il suo nome è Mademoiselle de la Fontaine, che per la sua grazia ed eleganza e per il suo virtuosismo in scena venne soprannominata la regina della danza. Nel periodo a cavallo fra 600 e 700, in particolare poi con la corrente illuministica che negli ambienti culturali diventava sempre più importante, nella danza accadono due cose differenti. La prima è quella di un tentativo di ricongiungersi con la natura, quindi di andare a cercare i tecnicismi, sì, ma in modo da rendere il movimento del corpo in scena quanto più naturale possibile. Dall'altro lato però, la ricerca della perfezione del movimento e del perfezionamento delle tecniche di ballo invitavano i coreografi e le maîtres de ballet a prendere come esempio proprio l'arte classica, in particolar modo le sculture di arte classica. Questo a poco cominciò ad eliminare tutta l'artificiosità dalla messa in scena del balletto, perché piano piano si cominciò appunto a lavorare non solo più sul movimento ma anche sull'abbigliamento, e adesso vedremo alcune tappe di quel importantissimo rinnovamento che comincia proprio nel 700 e che porterà ai costumi e alla tecnica della danza classica come la conosciamo oggi. Intanto bisogna ricordare che nel 1735 la danza classica, la danza accademica, travalica i confini europei per approdare in Russia. Infatti nel 1735 viene fondata la prima accademia di danza russa. Attenzione, siamo ancora lontani da quelli che saranno le compagnie più prestigiose del balletto classico russo, cioè quella del Bolshoi e quella di Kiro. Ma intanto abbiamo il primo approdo verso la danza classica anche nella società russa. Alla fine del Settecento, nei primi decenni dell'Ottocento, compaiono in scena due figure importantissime che sono Marie-Anne Camargot e Marie Sallé, che fecero in modo da abbandonare per la prima volta le scarpe con il tacco. Non solo, abbandonarono anche le gonne lunghe e preferirono, proprio in funzione del loro richiamarsi al classicismo, proprio delle tuniche leggere simili a quelle greche. Successivamente Jean-Paul Nover eliminò definitivamente le parrucche così pesanti dalla testa dei ballerini. Nel 1823 Amalia Brugnoli introdusse in scena dei virtuosismi un po' più particolari, ma soprattutto introdusse per la prima volta qualche accenno di passo sulle punte. Fu però nel 1832 Maria Taglioni la prima ballerina che danzò un'opera interamente sulle punte. Quello spettacolo era la Sylphide e Maria Taglioni sostituì tuniche e abiti che, per quanto leggeri, risultavano comunque abbastanza fastidiosi, con un tutù bianco appena sotto il ginocchio.
È proprio in questo periodo che cominciano a nascere i primi meravigliosi balletti classici che ancora oggi amiamo andare a vedere a teatro. In particolare il re di tutti i balletti romantici, che è Giselle. Ma sempre di questo periodo è la felice collaborazione fra Marius Petipas e Tchaikovsky, che dà i natali ai tre grandi balletti romantici proprio di questo periodo e che sono diventati ormai delle opere immortali. In particolare sono Il Lago dei Cigni, Lo Schiaccianoci e La Bella Addormentata. Tra il 1909 e il 1929 accade che la compagnia di danza russa viene diretta da Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev è praticamente considerato un genio della coreografia e della danza classica. Infatti fu lui per primo a mettere in scena nei teatri russi i balletti che ho citato e ad utilizzare anche lo spazio scenico in modo molto molto più espressivo e più carico per gli interpreti. È proprio in questo periodo che inizia a nascere e ad essere portata al grande pubblico la cinematografia, la cosiddetta settima arte, ed è proprio in questo periodo, in questi primi decenni del Novecento, che nasce un connubio felice e ancora oggi ininterrotto fra la danza e la cinematografia. Ora però siamo arrivati agli inizi del Novecento, torniamo un secondo a parlare della nostra danza accademica e non possiamo tralasciare il fatto che cominciano ad essere presenti sulla scena internazionale i grandi coreografi che sono ricordati ancora oggi, come ad esempio George Balanchine, che è considerato uno dei fra i più grandi danzatori e poi soprattutto coreografi del XX secolo e che stabilì in via pressoché definitiva le tecniche del balletto classico accademico. Fonda anche la School of American Ballet, poi divenuta nel 1947 la Ballet Society e successivamente il più che famoso New York City Ballet, e negli anni 50 finalmente nascono anche le compagnie russe più blasonate ancora oggi, ossia quella del teatro di Kirov e quella del teatro del Bolshoi, che daranno i natali nel senso scenico e professionale del termine ai grandi nomi della danza classica come Nureyev e Baryshnikov. Non solo, la danza classica si arricchirà di metodi di studio e di tecniche importantissime che sono ancora oggi fondamentali per qualunque ballerino. Sono ad esempio quelle della Vaganova, che è sostanzialmente la tecnica che viene utilizzata anche nelle scuole di danza italiane, quindi utilizzata in particolar modo in Europa e in Russia, e quella invece ad esempio del maestro Cecchetti, che fra l'altro era italiano, che era più usata in tutti i paesi anglosassoni, ovviamente in America. George Balanchine infatti era un allievo del maestro Cecchetti. Il nostro viaggio per il momento nella storia della danza si chiude qui. Spero di avervi dato delle notizie importanti e a partire invece dal prossimo video analizzeremo un pochino la nascita della cinematografia, ma non della cinematografia in generale, ma in particolare quella che vede l'inizio di quella bellissima relazione tra la danza e la settima arte. Un bacione a tutti!